fiore all'occhiello dei locali del Vesuviano, in una struttura completamente rimodernata, nuovissima e strepitosa. Siamo all'inaugurazione ed un'estate che si affaccia davvero bellissima. Noi di Notti Brave non potevamo mancare. A voi le immagini. Questa sera avrai... Siamo qui a Lido Arturo, dopo un anno di te, ci troviamo di nuovo qui. Beh, tu hai l'onere e l'onore di... Ho iniziato qui tipo 6 anni fa e ogni anno per l'inaugurazione vengo chiamato, diciamo, dalla proprietà e ci tengo poi tra l'altro tantissimo questa cosa. Diciamo che tu porti fortuna a Lido Arturo. Loro portano fortuna a me, però. Dare a bere. Sei pronto a viverti prima di tutto questa notte brava e poi un'estate... Brava, la paura, fino a settembre non mi fermerò mai. Bravo. Passiamo le vacanze, tranquillità e relax, ma lasciamole a settembre. Ma sì, intanto avremo tante occasioni per rivedere. In estate noi ci vediamo minimo sempre. E meno male, io sono contenta, tu? Perché io contentissimo, come sempre. Allora, auguriamo ai nostri telespettatori una grandissima estate. Una grandissima notte brava lì da Arturo e tanta felicità per tutti. Ma lui chi è? Microfoni, buonasera. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene, grazie. Bene, stiamo inaugurando una grande apertura del Lido Arturo, del tutto ristrutturato, rimodernato, più bello, stupendo, fantastico. E ci voleva, era ora che facevamo qualcosa di diverso, così stiamo offrendo, diamo una cosa in più alle persone che vengono qua, ci vengono a trovare. Hai detto una cosa bella, una cosa in più, perché la formula è sempre quella, divertimento, bella gente. E soprattutto, diciamolo, bravi organizzatori. Sicuramente. Fanno fare bella figura. Meno male. Allora, che estate sarà? Il Lido Arturo cosa proporrà ai suoi clienti per quest'estate? Oltre alle classiche serate discoteca, noi quest'anno faremo dei concerti. Non sveli i nomi perché ancora dobbiamo chiudere le date, ma la prossima volta che ci vedremo e forse faremo... No, la prossima volta, vai, è meglio. Terribile questo cinciotto per gli amici, eh? Sì. Sicuramente. Poi faremo degli aperitivi il sabato e la domenica. Vi aspettiamo sia di giorno che di sera. Il Lido è bello. Ecco, perché per chi volesse venire a prendere un po' di sole, il Lido Arturo è aperto anche di giorno. È aperto di giorno e per fortuna è anche ben frequentato. Quindi vi aspettiamo. Così vi mettete... Venite un po' a rilassare su questa struttura. Ascolta un po', è la prima volta che... ti intervisto, no? Sì. Sai benissimo che la domanda ti spetta di diritto. Una notte brava. Meglio non dirla. Struttura del tutto rinnovata. Sì, quest'anno una nuova veste,
Come potete vedere abbiamo due nuovi privé, uno dietro la console e uno al lato, che ci permettono di coccolare ancora di più tutti i nostri clienti. Ma parliamo delle novità, perché so che anche nel gruppo organizzativo ci sono delle novità. Insomma, gruppo organizzativo che è importante per queste serate. Sì, ci sono stati degli innesti di valore, infatti li vogliamo ringraziare personalmente. Ringraziamo Vincenzo Ranieri, Marco Petrazzuolo, Raffaele Sessa, Ciro Porzio, i ragazzi d'Ore del Greco, capitanati da Marco Ranaldi e da Luigi Caldarola, e tutto il resto del nostro staff One Up. Beh, un gran bel staff, insomma. Ma le sorprese continuano, perché voi vi riconfermate per il mercoledì sera qui al Lido Arturo, giusto? Eh sì, hai detto bene Carmen, anche quest'anno dopo il grande successo dell'anno scorso, dove avete potuto testimoniare anche voi, siete stati nostri ospiti come sempre, ritorna questa bella serata infrasettimanale, il mercoledì, giovane, una bella location. Ma ci puoi anticipare qualcosina, qualche ospite, un mercoledì particolare? Con i mercoledì partiamo con l'inaugurazione mercoledì 8 giugno e la special guest per ora è una grande sorpresa. Ti dico solo questo. Anticipare nulla? Ti dico che è una grande sorpresa. Donna? Maschio. Maschio, cantante? Vuoi sapere troppo? Che cattivi però, Dobbiamo tenerli sulle spine. Crescono e diventano più cattivi, io non lo so. Ma e voi dovete fare tante notti brave. Tantissime, questo è solo l'inizio. Benissimo. Voi ci seguirete sempre. Ma sicuramente, chi vi perde?